L'eroe Omerico Aiace Oileo dice un'espressione bellissima. Dice: ma quello non è calcante. Dalle orme dei piedi e dalle gambe ho conosciuto che è uno dei teoi. Sono riconoscibili i teoi. Dalle orme che lasciava nella sabbia e dal modo in cui camminava. Efesto, quello di loro che si occupava della lavorazione dei metalli, aveva un problema con una gamba, zoppicava, e si faceva accompagnare da due ancelle. Le linee dell'Odissea sono pieni di ancelle. Di queste due, sentite cosa si dice? Avevano dentro il pensiero e la parola. Ovvio, no? Le ancelle pensano e parlano. Avevano la pelle come l'oro, cioè lucentezza metallica. E la descrizione finisce: erano in tutto simili a fanciulle vive. Non erano fanciulle vive. È per questo che si sente il bisogno di sottolineare che pensavano e parlavano e che avevano la pelle come il metallo. Non erano fanciulle vive. Se noi leggiamo la descrizione del giardino di Alcinoo, che era un discendente di sangue di Poseidone, troviamo la descrizione del Gan Eden della Bibbia, cioè del cosiddetto paradiso terrestre. Cioè un luogo dove si procedeva con una produzione forzata. Se noi leggiamo le descrizioni delle navi che Poseidone aveva dato ai suoi, cioè a Alcinoo, che era un suo diretto discendente di sangue, leggiamo che quelle navi viaggiavano senza Kubernetes, cioè senza timoniere, conoscevano da sole la rotta, viaggiavano velocissime sia sopra che sotto l'acqua. Se noi utilizziamo il metodo Schliemann, sapete quel commerciante tedesco che Heinrich Schliemann, che per tutta la vita ha avuto la passione per i poemi omerici, poi quando è diventato anziano, ricco, eccetera, ha detto: vabbè, adesso andiamo. Ha fatto finta che l'Iliade raccontasse una storia vera. Ed è andato a cercare, sappiamo che cosa ha trovato in Turchia, Esselrig, e poi cosa ha trovato a Micene, eccetera. Cioè lui ha fatto finta che l'Iliade raccontasse una storia vera e ha trovato un sacco di roba. Facciamo finta che la Bibbia ci racconti una storia vera e vi garantisco che troviamo un sacco di roba. Troviamo per esempio delle conferme che ho messo nell'ultimissimo libro, che non è appena uscito 2 mesi fa, la Bibbia non è un libro sacro, al fatto che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Questo è riconosciuto anche dall'esegesi ebraica, riconosciuto ufficialmente, scritto in rete, nei forum dove mi si attacca durissimamente, però si dice che la Bibbia parli di ingegneria genetica, è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Questi sono scritti nei siti Consulenza Ebraica, Forum Biblico, Confutazio. Confutazio, tra l'altro, ha proprio questa indicazione. Confutazio, critica sistematica dei lavori di Mauro Biglini. Cioè, fa solo quello. Giuro, non è una battuta. È finito. È qui. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. Dice però, ma a differenza di ciò che dice Biglino, gli ingegneri genetici non erano gli Elohim. Non erano quelli lì. Mai andato. Non erano gli Elohim, anzi non togliamolo di qui perché qui devo prendere della roba. Ma i Refaim, vocalizzabili altrimenti come Rofim, cioè i medici. Allora, loro usano il Talmud Yerushalmi, che è uno dei tanti, delle tante versioni del Talmud. Bene, loro dicono, la Bibbia parla di ingegneria genetica. Ok, assodato, lo sappiamo da sempre. Però, mentre Biglino dice che gli ingegneri erano gli Elohim, il Talmud dice che gli ingegneri erano i Rofim. Benissimo. Non è Biglino, sono i Masoreti che dicono che gli ingegneri genetici che hanno fatto la DAM con l'ingegneria genetica erano gli Elohim. I Masoreti, perché lì io non lo traduco neanche, quindi non c'è possibilità di incomprensione. Gli Elohim fecero la DAM con quella roba lì, poi se abbiamo tempo ne parliamo. Dico sempre se abbiamo tempo. Se il Talmud dice una cosa diversa
dalla Bibbia dei Masoreti. Il problema è tra il Talmud e la Bibbia dei Masoreti, si mettano d'accordo e poi mi dicano chi dei due ha ragione. Io non so chi ha ragione, ovviamente, eh? Sappiate che per gran parte della cultura ebraica il Talmud è più vero della Bibbia, cosa possibilissima, perché il Talmud è un libro scritto da uomini, la Bibbia è un libro scritto da uomini, e ognuno si scelga il suo. Quindi chi ama di più il Talmud dirà che il Talmud è più vero del... Benissimo, io non ho assolutamente nulla da dire, ma proprio nulla, nulla, nulla. Così come non mi metto a discutere per dire no, non è vero, gli ingegneri genetici erano gli Elohim. No, 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 io dico solo, la Bibbia dice che erano gli Elohim, voi dite che erano i nostri, va bene, io ne prendo atto. Okay. Che problema c'è? Per me nessuno. Altre cose, scrive... Sì, esattamente. No, ma difatti è per questo che non entro neppure nel merito. Dico, non me ne importa nulla. Stabiliamo che c'era qualcuno che faceva ingegneria genetica, poi chiamiamoli così o cosà, non me ne importa. Cioè, voglio dire, il succo non cambia più, no? Il succo non cambia più. Prego. Nel senso che noi, Sapiens, siamo con ogni probabilità degli OGM. Fatti da quelli lì, che sono intervenuti e hanno apportato delle modifiche al DNA degli ominidi. La genetica sta cominciando, quella ufficiale, a prendere in considerazione questa ipotesi. Tant'è che, dicevo prima, nel mio ultimo libro ho cominciato a pubblicare 4 pagine di un biologo molecolare che mi scrive da più di un anno. E lui è un pochettino, come dire, quello che si espone di un gruppo di genetisti, che mi dice, se sono vere quelle ipotesi lì, la genetica trova risposta a una serie di domande che non hanno fino ad oggi risposta. Lui sta scrivendo un libro, per questo io ho avuto l'autorizzazione a pubblicarne 4 pagine, che si intitolerà Adam, dove lui spiega, tra l'altro mi ha detto che metterà all'interno addirittura una tabella, degli interventi di ingegneria genetica necessari per passare dagli ominidi al sapiens e spiegare tutta una serie di cose che noi abbiamo dentro i nostri cromosomi, come le zone AR, cioè Human Accelerated Regions, che sono zone che non appartengono ai nostri cuginetti primati, che non si sa da dove siano arrivate, ma che sono zone che specificano il nostro essere sapiens e non si sa evolutivamente da dove sono arrivate. Così come... Com'è? No, non gli ominidi. Quelli lì, intervenendo sugli ominidi, li hanno trasformati in sapiens. Certo. Allora. Geneticamente. Arrivano da un'altra parte. Come ci raccontano i popoli di tutti i continenti della Terra. Non lo so. Secondo il le faccio rispondere da un padre, da un reverendo presbiteriano, padre Barry Downing, che è teologo fisico, è uomo di fede, quindi esercita la sua professione di, non è cattolico, è presbiteriano, no, ma lui esercita il suo ministero di uomo di fede cristiano, non cattolico. Lui non ha nessun dubbio, gli Elohim sono ancora qui e stanno controllando l'andamento del loro esperimento. No, io non ne so nulla, quindi faccio rispondere da lui, perché io... Cioè, non avrei nessun elemento per dire nulla, io racconto ciò che leggo. Racconto ciò che leggo. Se poi ciò che leggo è una favola, racconto la favola. Allora, diciamo questo. Allora, se vogliamo parlare di cose ufficiali, al di là appunto di queste cose qui che sono interessanti, vere, eccetera, 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 nel 2008, padre Jorge Gabriel Funes, gesuita, direttore della Specola Vaticana,
che è uno dei centri studi più importanti del mondo, che gestisce due osservatori astronomici, uno in Arizona sul Mount Graham, dove nel 1970 il Vaticano ha investito 30 milioni di dollari. Quell'osservatorio lì, che se voi andate su internet e digitate vaticanobservatory.org trovate anche tutte le foto dei gesuiti che se ne occupano, perché non è nascosta la cosa, è dedicato esclusivamente allo studio della vita aliena. Fa solo quello. Cioè si occupa di esobiologia. Nel 30 milioni di dollari. Perché il Vaticano si interessa così tanto di esobiologia? Perché ha la certezza. Nel 2008 padre Jorge Gabriel Funes, da cui deriva tutto questo, in una intervista all'Osservatore Romano, che trovate ancora, quindi all'organo ufficiale del Vaticano, che trovate ancora in rete, vedete il titolo è L'alieno è mio fratello. Dal 2008 hanno cominciato a pian pianino a raccontare. Nel 2009 hanno fatto un convegno in Vaticano, nel quale hanno invitato nessun italiano, però se volete potete farvi la fotocopia o l'elenco, tutti i più importanti docenti universitari del mondo che si occupano di esobiologia. Perché il Vaticano si occupa così tanto di esobiologia? Perché padre Jorge Gabriel Funes a un certo punto ha detto quindi dobbiamo quasi prepararci ad abbracciare il nostro fratello che arriva da altre parti? Secondo me non passano più tanti anni prima che certe cose vengano dette con maggiore apertura. No, no. Si dice solo che quelli vivevano l'Eolam. L'Eolam vuol dire lunga durata nel passato e nel futuro, non eternità, eh? Il concetto di eternità nella Bibbia non c'è. C'è lunga durata nel passato e nel futuro. No, per loro la durata era molto più lunga. Il discorso dei 120 anni è un discorso che riguarda noi, quando loro hanno preso una certa decisione. Vabbè, visto che andiamo a ruota libera, parliamone. Nel capitolo 6 della Genesi si dice che a un certo punto i figli degli Elohim videro che le figlie degli Adam erano belle, appetibili, quindi due razze completamente diverse, se ne presero per compagne quante ne vollero, si uniscono sessualmente e fanno dei figli. Questi figli si chiamano Gibborim, che vuol dire uomini potenti, in quanto erano mezzo sangue. Poi, diciamo, però ai capi questo imbastardimento non piaceva. Questa nuova razza, tra l'altro, ha fatto delle cose che non andavano e decidono di farli fuori tutti. E lì, nel capitolo 6 della Genesi, c'è una affermazione dove l'Elohim dice: io non continuerò a contendere con l'Adam. L'Adam è solo carne, la sua vita sarà di 120 anni. Il docente dell'Università Americana di Beirut, Kamal Suleiman Salibi, che si occupa dei rapporti tra le religioni, dice che in quel versetto lì i masoreti hanno fatto una vocalizzazione e una distinzione tra le parole non corretta, e precisamente si riferisce a questa parola qui. Che i masoreti hanno vocalizzato come Beshagam, dividendola così: Beshagam, che vuol dire in che solo e poi carne. Lui dice no, qui i masoreti hanno sbagliato o volutamente cambiato. Questa parola non va divisa così, ma va divisa in Beshagam. Shagam sarebbe una radice semitica di un verbo che significa versare i liquidi organici. Allora lui dice che in quella occasione lì, cioè in quel versetto lì, c'è scritto che gli Elohim dicono: noi, cioè io, parlo un Elohim, non arricchirò più l'Adam con versare il mio liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. Cioè dice che hanno deciso in quel momento
di interrompere l'apporto del loro patrimonio genetico, e quindi da quel momento la vita dell'uomo, che prima era molto lunga, comincia ad accorciarsi. E in effetti, se leggiamo attentamente la Bibbia, vediamo che come da quel momento in avanti la vita dei cosiddetti patriarchi si accorcia drasticamente, sino ad arrivare per esempio ai 120 anni di Mosè. Quindi, se fosse vera la traduzione di questo docente universitario, vuol dire che in quel momento, lì, in quel momento, hanno detto: adesso basta, noi il nostro patrimonio genetico a quelli lì non lo diamo più. E quindi quelli vanno avanti per conto loro. E quindi la nostra vita, lì, la vita di quella discendenza lì, si sarebbe accorciata. Dico di quella discendenza lì, che sarebbe la discendenza di Adamo ed Eva, che non sono i progenitori dell'umanità, ma sono i capostipiti di una razza. Era normale fino più o meno al periodo dell'esilio babilonese, cioè fino al VI secolo a.C. Di lì in avanti, almeno dal punto di vista biblico, non c'è più notizia concreta del contatto con quelli lì. Tant'è che, come dicono gli studiosi, compresi gli studiosi cattolici, come scrivono, da quel momento lì in avanti è cominciata l'elaborazione spiritualista, cioè perso il contatto con quelli lì, si è cominciato a elaborare diversamente il concetto del rapporto, e si è cominciato a introdurre il concetto, dal punto di vista degli ebrei, dell'unico Dio che era il loro Elohim, no? E l'hanno trasformato, diciamo, nel Dio universale, creatore dei cieli e della terra, quando sappiamo bene che la Bibbia, così come non parla di Dio, non parla mai di creazione, neppure nel primo versetto della Genesi. Cioè, in principio Dio creò i cieli e la terra, non è vero. Perché il termine bara, il verbo bara, non significa creare mai in nessuna lingua semitica. Significa intervenire su una situazione già esistente per modificarla. Quindi nel primo versetto di Genesi c'è scritto che in principio, cioè quando gli Elohim hanno stabilito il posto dove piazzarsi, hanno iniziato ad apportare delle modifiche per adattare quel territorio alle loro esigenze. E tutto il primo capitolo della Genesi ci racconta proprio questo, che tra l'altro, stranamente o meravigliosamente, corrisponde esattamente agli stessi racconti sumero-accadici, che non essendo viziati dal pensiero teologico, dalle necessità della teologia, con molta più dovizia di particolari ci raccontano quell'evento, ma ci raccontano esattamente la stessa cosa. Cioè, quelli hanno costruito una diga, si sono creati una riserva d'acqua, hanno diviso quindi le acque che stavano sopra dalle acque che stavano sotto, dove sotto hanno compiuto una bonifica, dove hanno diviso le acque limpide, cioè le acque pulite, dal terreno, hanno cominciato a vivere lì, hanno cominciato a coltivare, perché ovviamente, essendo esseri viventi come noi, devono mangiare e bere, come ci dice chiaramente la Bibbia anche di Yahweh, che si sporcava, sudava, si impolverava, doveva riposarsi, eccetera, eccetera. Poi, se volete, lo leggiamo. Permette tanti quelle cose che... Sì. Allora, Adamo ed Eva, per tutta una serie di motivi e di calcoli che non abbiamo tempo a fare, possono essere collocati intorno al 4500 a.C., cioè un evento recentissimo rispetto a noi. Adamo ed Eva, lo diciamo così, gli Elohim fanno l'Adamo, e ci dice la Bibbia che lo fanno, nelle traduzioni abbiamo a immagine e a somiglianza. In realtà nella Bibbia c'è scritto che lo fanno a somiglianza con quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine, e che, come si è scritto nei dizionari di ebraico aramaico biblico curato dai rabbini, lo tselem, che è ciò con cui ci fanno, che chiaramente, tant'è che gli autori biblici tre volte lo ripetono per essere sicuri, con lo tselem degli Elohim ci hanno fatti, con il loro tselem. Tselem significa quel qualcosa di materiale che contiene l'immagine, e che, dicono i dizionari curati dai rabbini, derivando dalla radice tzalam, significa, nei dizionari inglesi, something cut out, qualcosa di tagliato fuori. Quindi loro ci hanno fatti con quella roba che conteneva la loro immagine e che è stata tagliata fuori, che è ciò di cui si sta interessando la genetica, quello ufficiale, pian pianino, per fortuna.
Allora ci hanno fatti con quella roba lì. Allora dice la Bibbia poi che hanno fatto questo Adam. Poi dice la Bibbia, prese l'Adam, prese e lo pose in Gan Eden, che è quello che noi conosciamo come paradiso terrestre. Quindi non l'hanno fatto nel paradiso terrestre, l'hanno fatto cosiddetto, l'hanno fatto da un'altra parte, poi l'hanno preso e messo lì, solo il maschio. L'Adam tra l'altro è sempre indicato con l'articolo, il che significa un gruppo di maschi, non un individuo, un gruppo di maschi. Anche perché l'hanno messo lì perché lavorasse quel territorio che era il loro punto dove loro si erano piazzati. Gan in ebraico significa letteralmente giardino recintato e protetto. Questo termine, questo significato in iranico è Pairidaesa, che significa giardino recintato e protetto. Da questo deriva il greco paradeisos, che è il termine con cui Senofonte identificava i giardini recintati e protetti dei signori di Babilonia. Dal paradeisos greco deriva il paradisum latino, da cui deriva il nostro paradiso, che nulla ha a che vedere con il Gan degli ebrei. Cioè in tutto questo passaggio c'è stata una trasmutazione di significato che ha fatto sì che noi abbiamo in testa una cosa che nulla c'entra con ciò che c'è scritto invece nel testo biblico. Allora hanno messo l'Adam e danno a questo Adam animali e piante, perché doveva appunto occuparsene, perché quello era il loro laboratorio. Poi dopo un po', bontà loro, si accorgono che la compagnia, così è scritto nella Bibbia, che la compagnia degli animali per l'Adam non era sufficiente. Allora decidono di fargli la femmina. E come gliela fanno? Dice la Bibbia. Inducono nel maschio un sonno profondissimo, prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Se noi leggiamo i resoconti della clonazione della pecora Dolly e prendiamo questo racconto qui e lo mettiamo in quelle riviste là, è tutto uguale, è tutto uguale, ed è ciò di cui si stanno occupando appunto questi genetisti con questo biologo molecolare assieme ad altri, che mi manda anche gli articoli di genetisti che vengono pubblicati negli Stati Uniti, dove si dice tra l'altro che tra il 5000 e il 4000 avanti Cristo, per quelli che studiano la paleogenetica, cioè la ricostruzione del patrimonio genetico dell'uomo, sono avvenute tutta una serie di mutazioni in quantità tale che non si sono registrate nei 30.000 anni precedenti, cioè combinazione nel periodo in cui avrebbero fabbricato questi qui. Questi qui poi fanno Caino e Abele. Caino uccide Abele. Quando Caino viene cacciato, non ucciso, Caino dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma chi è sto chiunque? Se c'erano Adamo ed Eva, Abele era già morto e non c'era nessun altro, era pieno di gente. È che loro erano una razza speciale, privilegiata, che questi qui si erano portati dentro il loro centro. Quindi questa era una razza fortemente acculturata, perché a questi hanno insegnato un sacco di cose, tant'è che Caino viene allontanato, trova le mogli, tra le femmine sapiens che erano fuori, e i discendenti di Caino, come è scritto nella Bibbia, erano conoscitori di tutta una serie di tecniche di arti che andavano dalla costruzione alla musica, eccetera, eccetera, eccetera. L'arte dell'allevamento, l'arte della coltivazione, eccetera. Allora, tanto noi facciamo sempre finta, ma noi abbiamo un racconto che ci dice che una razza fortissimamente acculturata viene cacciata da un territorio. Territorio che ormai sono moltissimi gli studiosi, per tutta una serie di motivi che non possiamo... studiosi, parlo anche di quelli accademici, collocano nell'attuale Azerbaigian, quindi siamo a nord della Mesopotamia, tra i laghi Urmi e Van, dove c'è il cosiddetto territorio del Urartu, cioè dove c'è il monte Ararat. E ci sono altri toponimi relativi a questo, persino nei libri creduti veri dai cristiani copti e non creduti veri dai cattolici. Allora, noi abbiamo la storia di un gruppo tribale, familiare, fortissimamente acculturato,
che viene fatto uscire da un luogo recintato e protetto, quindi liberato in quel territorio lì, e l'archeologia e l'antropologia ci dicono che nel 4000 a.C., diciamo nel quarto secolo avanti Cristo, nel quarto millennio avanti Cristo, lì compare una cultura completamente formata, senza evoluzione, cioè arrivano i sumeri che hanno la scrittura, l'agricoltura, la capacità di conteggio, sanno costruire, conoscono l'astronomia, compaiono come dal nulla. Allora, se facciamo finta e mettiamo assieme un racconto che ci dice un gruppo fortemente acculturato viene cacciato fuori in quel territorio e in quel territorio compare una civiltà completamente formata, dobbiamo lavorare tanto di fantasia per ipotizzare che forse sono loro? Tant'è che quel rabbino di prima che diceva che la maggior parte di loro pensa che Abramo non sia mai esistito, la mia domanda era: ma Abramo non era per caso un sumero? E lui mi risponde dicendo: se è esistito, probabilmente sì, e se è esistito parlava forse o il sumero o una prima forma di accadico, che è la prima cultura semitica che si è sviluppata in quella zona dopo la cultura sumera. Cioè, se continuiamo a fare finta, tutta una serie di tasselli vanno a posto senza inventare nulla. Facciamo finta che ciò che c'è scritto lì sia vero. Basta. Facciamo finta e poi vediamo che cosa succede. Così come ha fatto Schliemann, dietro al quale tutti ridevano, no? Quando ha detto: ma io vado a cercare Troia. Tutti ridevano. Per fortuna lui è andato avanti lo stesso. Allora, prego. Perché sono andati via? Perché li hanno mandati via? Mandati via chi? Adamo ed Eva? Sì. Perché allora, siccome quando loro avevano messo dentro solo il maschio, era chiaro che non c'era la necessità della riproduzione. Cioè, quelli che loro si portavano lì dentro dovevano stare sotto il loro controllo anche dal punto di vista della riproduzione. Quando hanno fatto la femmina, e qui interviene il famoso discorso del serpente, che inganna la femmina, e in realtà quindi con questo inganno, diciamo così, almeno la femmina dice appunto di essere stata ingannata, Adamo ed Eva scoprono le funzioni della genitalità, cioè scoprono che possono riprodursi autonomamente. Questo metteva in fortissima crisi la gestione di tutto il territorio e quindi dicono: benissimo, adesso siete diventati come noi, fuori di qui. Tra l'altro qui c'è una curiosità bellissima, bellissima. Si dice che Eva mangia il frutto, non la mela, perché nella Bibbia la mela non esiste. Il discorso della mela deriva dal fatto che, siccome si dice che era il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, in latino il bene e del male è malum, malum significa anche melo, allora si dice che ha mangiato la mela, ma la mela non c'entra niente. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 30, si dice che si parla di un'adultera e si dice che l'adultera mangia il frutto, poi si sciacqua la bocca e dice: io non ho commesso nulla di male. E del maschietto che va con l'adultera si dice tanto tu poi vomiterai il frutto che hai mangiato. Cioè, mangiare il frutto è la frase che indica compiere l'atto sessuale. Nella Bibbia si è scritto chiaramente che Eva mangia il frutto e poi ne dà da mangiare ad Adamo. Con chi l'ha mangiato il primo frutto? Non con Adamo. Ad Adamo lei l'ha insegnato. Grazie, fanciulle, che ci avete insegnato a mangiare il frutto. Quindi era uno degli Elohim. Esattamente. Tant'è che il primo figlio, lei dice, ho avuto il primo figlio grazie all'aiuto dell'Elohim. Il primo. Esattamente. Cioè, quello che li aveva fatti, che era quello che aveva anche, contrariamente a ciò che non voleva il capo, ha deciso di renderli autosufficienti anche da quel punto di vista lì. Tant'è che il biblista Amos Luzzatto, quindi ebreo, dice chiaramente, e questo è evidente nella Bibbia, contrariamente poi a ciò che ha elaborato la teologia, che il concetto del bene e del male di cui si parla lì non ha nulla a che vedere con il concetto del bene e del male che abbiamo in testa noi quando si dice: ah, ma lì l'uomo ha finalmente cominciato a capire che cos'è bene, che cos'è male, che cos'è giusto, che cos'è... Infatti io quando tanti anni fa traducevo la Genesi, dicevo: ma qui questa roba che mi hanno insegnato, che c'è, non c'è.
Quando nel 2009 all'Ateneo Veneto a Venezia ho sentito Amos Luzzatto in un convegno dedicato a Bibbia e psicanalisi dire queste cose qui, lui ha detto il concetto lì, la divisione tra bene e male, non c'è. Avrei fatto un salto sulla sedia, no? Perché dicevo, vabbè, era un'idea mia, no? Quando lo sento dire da lui la cosa cambia. E dice chiaramente, attenzione, che il termine ebraico ra, che indica il male, ripeto, non ha nulla a che vedere con il concetto di male, ma indica la fisiopatologia del corpo umano. Per cui, lui dice, lì non c'è stato nessun peccato originale, c'è stata una scelta, che quindi è stata in sostanza per loro la scelta di diventare autosufficienti, cioè accettare di diventare autosufficienti. A seguito di quella scelta il capo ha detto, avete fatto quella scelta, adesso sperimenterete gli aspetti positivi e negativi della scelta che avete fatto, ma andate a sperimentarli fuori di qui. Tant'è che dice ad Adamo, d'ora in avanti, se vorrai mangiare, saranno cavoli tuoi. Perché è chiaro che finché stavano lì dentro il problema del cibo non ce l'aveva. E dice ad Eva, arrivo subito, e dice ad Eva, tu capirai che fare figli fa male. Non è che la condanna, come dice Amos Luzzatto, è una sentenza post eventum, cioè come dire, hai fatto quella scelta, benissimo, te ne vivi le conseguenze del bene e del male, è una scelta tua, bene, vai a viverti le conseguenze fuori di qui. Quindi capirete cosa vuol dire star bene e star male, perché finché stavano lì, stavano sotto un certo controllo, fuori erano tutti cavoli loro. Prego. Ma scusi, io volevo chiedere una cosa. Se non avevano se loro dovevano stare dentro senza procrearsi, perché gli hanno messo lì una donna? Quando gli hanno messo lì una donna sapevano già come andava a finire. No, perché probabilmente gliel'hanno messa e in effetti era sterile, tant'è che il primo figlio ha dovuto farlo dopo l'intervento di uno di loro. Cioè il problema è che la donna, probabilmente anche per il modo in cui era stata fatta, cioè pensiamo alle specie, non so per dire, no, agli incroci che sono sterili o cose del genere, quindi probabilmente il modo in cui era stata fatta la rendeva sterile, rendeva quella coppia sterile, ha richiesto un intervento di uno degli Elohim, che è quello che si chiama serpente, e questa ha reso la coppia fertile, perché prima non lo era. Quindi la colpa è stata quella di diventare fertili, certo, e acquisire la capacità di procreare. Perché proveniva dal patrimonio maschile, naturalmente. La categoria, certo, delle femmine, perché se la Dam era un gruppo... No, probabilmente era più femmine anche lì. Era più femmine. Probabilmente era un gruppo di femmine. Quindi il Caino rappresenta un gruppo di... una tribù. Una discendenza. Una discendenza che è uscita. Esattamente. Poi loro hanno fatto un altro figlio che si chiama Seth. Un altro gruppo. E noi cosa siamo? Da dove arriviamo? Siamo dentro lì, arriviamo da quelli lì o siamo... Bah, noi potremmo anche non arrivare da quelli lì, visto che lì sono un gruppo che si è sviluppato là, eh. Noi potremmo arrivare normalmente da quella che è stata l'evoluzione dei sapiens, che, come dice la genetica ufficiale, ha avuto una, la chiamano loro, i genetisti, la Eva mitocondriale, e la collocano intorno al 250.000 a.C., cioè loro dicono è la prima femmina, sapiens, che è quella che ha trasmesso poi tutti i mitocondri che abbiamo noi nelle cellule, perché i mitocondri possono essere trasmessi soltanto attraverso l'ovulo femminile, perché non entrano negli spermatozoi maschili. I mitocondri, quelli che abbiamo dentro, poi gli spermatozoi hanno i loro mitocondrini, per carità, ma voglio dire, i mitocondri che sono dentro le nostre cellule, che respirano per noi, ci arrivano solo dalle femmine, cioè il maschio non li trasmette soltanto la femmina. Quindi i genetisti collocano la prima Eva mitocondriale tra il 250.000 e il 200.000 a.C. Il discorso di Adamo ed Eva è un discorso molto localizzato, che riguarda una stirpe, che riguarda un gruppo. Quindi non è che noi deriviamo da quelli lì. Noi semmai deriviamo dalla grande operazione che ha riguardato, diciamo, in genere l'Homo sapiens. Non tutti. Non tutti. Esatto. Questa è una giusta. Cioè, anche noi, quindi... No, la traduzione è giusta. Quindi se c'è stata una svista, c'è stata una svista dei copisti, diciamo così, o dei primi che l'hanno scritta. Cioè in sostanza dice, perché così dice esattamente la Bibbia, che gli Elohim hanno posto l'albero della vita nel centro del giardino.
e poi hanno posto l'albero della conoscenza del bene e del male, ma non dicono dove. Poi, quando si dice che Eva mangia il frutto, si dice che Eva mangia il frutto dell'albero che sta al centro del giardino. Quindi vorrebbe dire che Eva non ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma dell'albero della vita. Poi però tutto il racconto procede come se Eva avesse mangiato del frutto della conoscenza del bene e del male. I copisti hanno fatto un po' di casino. Non è soltanto lì, di casini del genere ne hanno fatti un sacco nella Bibbia. Quindi diciamo che se Dio l'ha ispirata è stato poi un pessimo correttore di bozze, cioè nel senso che non si è più preoccupato di che cosa usciva fuori. Ha dato l'ispirazione e poi ha detto vabbè fate voi. E quindi quel che usciva usciva. Difatti di errori ce ne sono centinaia, centinaia. Nel suo libro si parla di, del dodicesimo pianeta da cui arrivano gli Elohim. Nel primo libro, sì, perché io lì ho fatto un sunto riportando le tesi di Sitchin. Però mi viene dubbio che, a parte che l'astronomia non ne parla di questo dodicesimo pianeta. No, ma infatti anch'io non sono un sostenitore di quello, eh. Cioè io l'ho riportato perché? Perché indipendentemente dal fatto che, come dire, Sitchin abbia ragione nei singoli particolari o no, cosa che non so, diciamo è stato quello che ha avuto il merito di scoperchiare veramente un pentolone, no? Cioè di lì non si torna più indietro, diciamo, da quel. Allora ho riportato per intero la sua teoria. Poi per me che esista o non esista Nibiru non cambia assolutamente nulla, perché la Bibbia non ne parla, quindi non, come dire, fra virgolette, non me ne occupo e non mi interessa, no? Perché, ripeto, la Bibbia non parla di quest'altro pianeta, per cui non lo so. E per cui nel libro lì ho riportato quello per dire, allora, fino ad ora una teoria che ha cominciato a evidenziare certi aspetti è quella lì. Poi ripeto poi seguo e so benissimo che ci sono moltissimi studiosi che stanno cercando e si occupano seriamente, non studiosi alternativi, studiosi di quelli diciamo ufficialmente riconosciuti, che si occupano della possibilità che esista Nibiru. Però ripeto, io non me ne occupo perché tanto dal punto di vista biblico non mi cambia di una virgola le traduzioni, che esista o non esista Nibiru. Allora, io nel libro Non c'è creazione nella Bibbia ho pubblicato una tavoletta che non ha mai pubblicato neanche Sitchin, perché almeno io ho letto tutti i suoi libri, non quella ho... Quella su America sì, l'ha pubblicata. Quella lì, la NBC 11108. Che c'è al museo di... No, non è quella lì, no, no. È una tavoletta, la NBC 11108, tradotta soltanto da degli accademici, e quindi ho riportato tutti i dati accademici di questa tavoletta, dove c'è scritto... che quando gli Anunna, cioè il corrispettivo sumero degli Elohim, non circolavano ancora sulla terra, avevano una dimora celeste priva di vegetazione. Però questo è extrabiblico, ovviamente, quindi io l'ho pubblicata come, diciamo, curiosità extrabiblica, perché la Bibbia purtroppo non ci dice da dove arrivano questi qui. C'è solo, e ho dedicato un capitoletto in uno dei libri, un possibile riferimento. Nella Bibbia si parla di Nefilim. Nefilim viene tradotto con giganti ed è un termine plurale. Anche di questi non si sa da dove arrivano, però c'è una curiosità, quantomeno una curiosità. Il termine singolare Nefilà in aramaico ha un solo significato, costellazione di Orione. Se Nefilim ha la desinenza del plurale e il singolare fosse Nefilà, questo potrebbe assumere un certo significato. Però io, come dire, l'ho buttata lì perché non so se sia vero. No, quello che so che è vero è che Nefilà vuol dire costellazione di Orione, su questo non ci sono dubbi. Ha solo quel significato lì, non è che ne abbia tanti. Cioè, neanche due, ne ha uno. Quindi, com'è? In Nefilim? Capitolo 6 di Genesi e poi in altri capitoli. No, Nefilà non c'è nella Bibbia, no, il singolare non c'è, è un termine aramaico. Prego. Scusi, ma lei è partito dicendo che questo testo è completamente inaffidabile e io infatti, cioè anche la Divina Commedia che leggiamo, non sappiamo se è la versione affidabile. E adesso sta dicendo, cioè ci sta spiegando come siamo nati a partire da un testo che secondo lei è completamente inaffidabile. Ha perfettamente ragione. Quindi, cioè io dico, lei sta dando ragione alla Bibbia e ci sta dicendo che quello che ci dicono Darwin, eccetera, è sbagliato. No, non è vero. Quello che ci dice Darwin è giusto. Cioè, nel senso che l'evoluzione c'è stata e semmai, siamo figli di questo. Semmai, no,
semmai no, vai, è chiaro, semmai questi qui, se facciamo finta, che è una cosa che dico dall'inizio, se facciamo finta che la Bibbia dica il vero, facciamo finta, questi qui avrebbero dato dei colpi di acceleratore all'evoluzione, ok? Se facciamo finta che la Bibbia dica il vero. Difatti dall'inizio dico, con la Bibbia possiamo solo fare finta. Ma siccome devo raccontare quel testo, dico almeno provo a raccontare ciò che c'è scritto. Poi ci sono invece i teologi che dicono, quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra. Allora se la mia fantasia ha valore 1000, la fantasia dei teologi ha valore 100.000. Perché loro fanno finta, anzi no, non fanno neppure finta, dicono c'è scritto quello, non ha importanza, vuol dire questo. Io dico facciamo finta che sia vero quello e vediamo che cosa ne viene fuori. Allora io, sempre facendo finta, provo a descrivere il mosaico che viene fuori da quel testo. La cosa curiosa è che il mosaico che viene fuori da quel testo è sostanzialmente uguale ai racconti dei popoli di tutti i continenti della Terra. Quindi la Bibbia, anche da questo punto di vista, non è neppure originale. Nel senso che racconta ciò che ci raccontano decine di altri. Ed è curioso il fatto che tutti gli altri ci raccontino di questi figli delle stelle che sono arrivati qui e hanno fatto quella roba lì, cioè hanno fatto noi. La Bibbia non è altro che uno dei tanti libri che ci racconta la stessa cosa. E perché ci racconta la stessa cosa? Perché come dicono quei rabbini americani, di cui se volete leggere prendete le pubblicazioni della Jewish Publication Society, che è la società giudaica che pubblica ufficialmente gli studi di quei rabbini, c'è scritto che i racconti della Genesi non hanno neppure avuto origine in Palestina, ma gli ebrei li hanno copiati dagli altri. No? E quindi è per questo anche che corrispondono, perché sono copiati, ovviamente. Poi li hanno adattati a se stessi. Però, visto che tutto questo corrisponde a ciò che ci raccontano, dai Maori agli Zulu, lasciamo stare il Medio Oriente che è pieno di quei racconti lì, a ciò che ci raccontano per esempio le cosiddetta epopea del Mahabharata, cioè i grandi testi indù che ci raccontano le stesse cose, a ciò che ci raccontano gli indiani Hopi, a ciò che ci raccontano le saghe norrene degli Asi, a ciò che ci raccontano i Celti nel Tuatha De, parlando dei Tuatha De Danann, e a ciò che ci raccontano tutti i greci, a ciò che ci raccontano i greci, Platone ci racconta di questi qui. Esiodo ci racconta di questi qui, Omero, o insomma gli autori omerici ci raccontano di questi qui. Allora dobbiamo dire che o i popoli di tutti i continenti della Terra hanno avuto la stessa fantasia, oppure l'altro aspetto è proviamo a fare finta che sia vero e vediamo che cosa ne viene fuori. In fondo, rispetto all'alternativa che ci viene presentata da 2000 anni, diciamo almeno per quanto riguarda la nostra religione, abbiamo un atto in più, almeno facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto in un testo, con tutta la consapevolezza di prima. Invece, quegli altri, diciamo, quelli che non mi amano tanto e che dicono che queste letture non le devo fare, loro, pur avendo la stessa consapevolezza del testo, in più dicono, ma in realtà quando dice una cosa ne vuol dire un'altra. Io dico, facciamo almeno finta che voglia dire quello. E poi vediamo che cosa succede. Per esempio, no, c'era un'altra mano alzata? Ah, sì. Io per agganciarmi al discorso di prima, allora, se in tutti i continenti c'è lo stesso racconto, quindi tutto sommato siamo figli, c'è stata una discesa in tutti i continenti, probabilmente non nello stesso tempo, in epoche diverse, ma anche nella stessa epoca, non so. Però tutti abbiamo avuto, in ogni continente c'è una discendenza. I racconti ci dicono pure spesso di quando questi sono arrivati, per esempio nei racconti dei norreni, gli Asi, cioè che sono il nome appunto di... ci dice che gli Asi prima governavano da un'altra parte, governavano in Oriente, e poi sono arrivati lì dopo. Cioè addirittura, no? C'è, si può ipotizzare una successione temporale di questi spostamenti, di questi qui. Logico pensare di essere figli di questa operazione genetica.
Allora, siamo sicuramente figli degli ominidi darwiniani, diciamo così, su cui qualcuno ha messo un pezzettino. Come dicono i racconti sumero-accadici non viziati dalla teologia, quando questi sono arrivati qui e lavoravano loro, i loro lavoratori si sono ribellati. In questa ribellione i loro capi hanno rischiato di rimanere uccisi. Allora i loro capi hanno detto: no, momento, dobbiamo trovare una soluzione. Uno dei capi ha detto: ma la soluzione c'è, cioè qui c'è uno che può lavorare per noi, e dice espressamente così: basta che gli mettiamo dentro il nostro pezzettino. E così pare che abbiano fatto. Hanno messo dentro il loro pezzettino, che ha reso quegli individui capaci di intendere ed eseguire ordini. E che motivo c'era poi di fare la stirpe di Adamo e di Eva? Quelli lì, da quel che si capisce dalla Bibbia, è che li hanno fatti speciali perché quelli se li tenevano loro dentro il loro centro di comando. Quindi un conto erano gli altri, poi se ne sono fatti una razza speciale per loro. Pensiamo ai colonizzatori negli Stati Uniti, piantagioni di cotone. Che differenza c'era tra quelli che loro mandavano nei campi, che venivano tenuti come bestie, e quelli che si prendevano dentro in casa e li usavano come maggiordomi e come mami? Una differenza abissale. Era un po' sacerdote. Ecco, allora, secondo me, quando Caino dice: ma se voi mi mandate fuori di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà, aveva il terrore di trovarsi in mezzo a quelli lì, perché dice: questi qui appena mi vedono mi sgozzano. No? Esattamente come un maggiordomo di un nobile del sud degli Stati Uniti fosse stato mandato in mezzo ai campi. Lo spogliavano in due minuti, già solo per il fatto che era stato nella casa dei padroni. Una roba del genere. Cioè, quelli lì avevano cultura, no? Perché a quelli si insegnava a stare puliti, tutta una serie di cose. Invece quegli altri, bestie. Probabilmente è la stessa cosa. Tant'è che quelli che appunto si considerano abramiti, cioè discendenti di Abramo, discendenti di quella linea lì, tendono a considerarsi diversi rispetto agli altri. Quindi si può dire che un'antica stirpe può essere ancora presente? Secondo molti sì. Prego. Probabilmente sì, cioè erano, diciamo, la categoria gerarchica inferiore rispetto agli Elohim, cioè gli esecutori degli ordini. I Malachim sono quelli che vengono tradotti come angeli, perché in effetti Malach identificava il portaordini, cioè colui che faceva in modo che si eseguissero che angelos, cioè appunto il portatore di informazioni, di annunci, eccetera. I Malachim sono un gruppo che, come si legge chiaramente nella Bibbia, nulla ha a che vedere con gli angeli, intesi come entità spirituali. Anche qui, io non mi occupo di mondi spirituali, non mi occupo di angelologia, quindi gli angeli esistono, non ho nulla da dire, nulla da dire. L'importante è che non mi si dica che gli angeli sono quelli dell'Antico Testamento, allora io ho molto da dire. I Malachim erano individui in carne ed ossa. Esegesi ebraica. Mi dite quanto tempo, quante settimane ho ancora per parlare? Perché ho un sacco di talmente tante di quelle cose da dirvi. Mauro, sono qua. Sì, dimmi. Allora, sono le 11. Abbiamo appena iniziato. Decidi tu cosa come gestire. Vabbè, io vado avanti, voi mi fate le domande nel frattempo, così. Vabbè, quando poi mi spari e mi fermo. No. Cioè, l'estate scorsa a Olbia ho cominciato alle 8 di sera, ho finito alle 6 del mattino. Alle 6 e mezza avevo il check-in. A Olbia. Allora, il termine ebraico malach, tradotto in italiano con angelo, ha come soggetto gli esseri umani comuni, cioè individui in carne ed ossa. E erano talmente in carne ed ossa
che se noi leggiamo nei testi di Qumran, nel trattato sulle Berakot, si dice che le fanciulle che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i Malachim, soprattutto le giovani vergini con i capelli lunghi, si dovevano coprire la testa per non eccitare sessualmente gli angeli, perché quelli non andavano per il sottile. Nel De Virginibus Velandis, scritto da Tertulliano, il padre della Chiesa, si dice che le fanciulle che partecipano alle assemblee nelle quali sono presenti gli angeli si devono coprire la testa a loro tutela. Nella prima lettera ai Corinzi l'apostolo Paolo dice: le donne che partecipano alle assemblee ecclesie, nelle quali che partecipano alle assemblee, devono avere una copertura, un segno sul capo a motivo degli angeli. Quindi nei primi secoli della nascente Chiesa romana cattolica e apostolica, ancora i padri della Chiesa sapevano che gli angeli erano personaggi non molto raccomandabili. Tant'è che le giovani ragazze si tutelavano, perché quelli non andavano per il sottile. Se piaceva una, se la prendevano. Com'è? Perché erano eccitati dai capelli lunghi. Proprio eccitati sessualmente dai capelli lunghi. È scritto così ovunque. Sì, ma tra l'altro Paolo dice anche un'altra cosa. Questi, come abbiamo detto prima nel capitolo 6 della Genesi, questi si sono uniti sessualmente alle femmine Adamo e quindi erano molto simili a noi. Talmente simili che Paolo nella lettera agli ebrei dice: non dimenticate di praticare l'ospitalità, perché magari qualcuno di voi, senza saperlo, ha ospitato qualcuno di loro. Talmente sono simili, tant'è che ci sono quelli che dicono che sono qui in mezzo, cioè non qui stasera, insomma, che sono talmente simili che sono qui in mezzo a noi, proprio uguali a noi, uguali. Allora, la domanda è: qual è la differenza tra cherubini, serafini e malachi? No, non come angeli, come cherubini, malachim. Gli angeli proprio della Bibbia non esistono, non se ne parla, attenzione, è un'attribuzione successiva. La domanda è assieme a quella, perché devo rispondere a quella, oppure un'altra. Ah, da nessuna parte che i maschi avessero i capelli corti. Sì, lì c'è scritto che le giovani vergini con i capelli lunghi eccitavano sessualmente quelli lì, punto. Evidentemente tra i maschi con i capelli lunghi e le femmine con i capelli lunghi loro distinguevano e si pigliavano le femmine. Questo, perché questo è scritto, cioè le giovani femmine con i capelli lunghi li eccitavano sessualmente. Ma non solo il vero islamico, anche quello cristiano arriva dall'uso delle donne di coprirsi alle assemblee, ecclesie, e ecclesia la chiesa, esattamente. Quindi mi pare abbastanza chiaro che arrivi di lì. Dunque, il Malachim. Allora, i Malachim non erano gli angeli, diciamo, intesi come entità spirituali, che peraltro bisogna sapere che hanno ricevuto le ali intorno al IV-V secolo a.C., perché prima non ce l'avevano. Nel senso che i padri della Chiesa gliele hanno date. I cherubini non solo non erano angeli, ma non erano neppure individui. Sentiamo cosa dice l'esegesi ebraica in risposta a ciò che io ho scritto nel Dio alieno della Bibbia. L'esegeta Avram: i cherubini, è noto agli ebrei attraverso il Talmud, che erano oggetti meccanici, una specie di robot che servivano a, eccetera, eccetera, eccetera. Loro lo sanno da sempre. Nella Bibbia è chiaro. Loro ce l'hanno dal Talmud, io lo ricavo traducendo l'ebraico biblico, ma si ricava esattamente la stessa cosa. Erano pezzi di latta funzionanti. Per la precisione, la Bibbia dice che Yahweh sui cherubini viaggiava stando seduto come si sta seduti a cavallo.
avevano un sistema di ruote concentriche, di cui la più interna era chiamata Gilgal. Gilgal vuol dire ruota che fiammeggia e turbina rapidamente. Ruota che fiammeggia e turbina rapidamente. Si viaggia stando seduti come si sta seduti a cavallo. Facevano rumore. Arrivo. Facevano rumore. Tant'è che quando Ezechiele ce ne parla, appunto, uno di quei libri che non dovevano essere dati al popolo e che i rabbi dovevano spiegare semmai a 3 o 4 discepoli nel corso della loro vita, quando se ne parla Ezechiele dice che i cherubini erano dentro un certo cortile, quelli che erano fuori dal cortile, che quindi non li vedevano perché erano divisi da un muro, sentivano il rumore che facevano. Nei testi di Qumran studiati dal professor Luigi Moraldi, di carri celesti ne sono descritti 23 tipi diversi. Moraldi, uno dei massimi studiosi di Qumran. Ci sono le sue pubblicazioni nella UTET. Ma i cherubini che c'erano sull'arca dell'alleanza erano un'altra cosa? No, combinazione. Faccio rispondere dagli ebrei. I cherubini, è noto agli ebrei che erano una specie di robot che servivano a proteggere l'arca, ovvero la cassaforte che conteneva cose preziosissime e nel frattempo pericolosissime. Questo era un congegno di protezione ad alta tecnologia, sicuramente più efficiente dei sistemi oggi usati nelle banche moderne. Perché allora c'erano i cherubini dell'arca e gli altri cherubini che invece erano robette monoposto? Perché il termine curve, cioè la radice curve, indica ciò che copre. Allora, questi coprivano, erano messi sul keporet, cioè con i loro due pannelli di qua e due pannelli di qua, come dice la Bibbia, cioè 4 pannelli laterali, coprivano il coperchio dell'arca. Gli altri, dice la Bibbia, avevano le ali che quando le richiudevano coprivano il cherubino. Quindi la radice curve indica l'atto della copertura. In questo caso, questi robot, come dicono gli esegeti ebrei, coprivano l'arca dell'alleanza ed era un sistema protettivo, non solo. La Bibbia dice che in mezzo a quei 4 pannelli Mosè sentiva la voce di Yahweh quando Yahweh era lontano. Quindi, quando Yahweh era lontano, se Mosè voleva parlare con Yahweh, andava all'arca e attraverso queste robe che erano sopra il coperchio parlava con lui, altrimenti con lui non poteva parlare. Invece gli altri cherubini erano quelli appunto che avevano queste ali che ovviamente si dispiegavano quando si dovevano spostare e si richiudevano e coprivano, e quindi c'era questo. Quindi l'arca era polifunzionale, cioè era una radio, era un'arma. Era un'arma. Era un qualcosa che uccideva se veniva toccata da qualcuno che non era né addestrato né vestito per toccarla. Come dice la Bibbia, quando la portavano in guerra, l'esercito di Israele, quindi era carica, doveva camminare a 2000 cubiti, cioè a 1 chilometro di distanza, perché l'arca era circondata soltanto dagli addetti, che erano vestiti in un